Per dimostrare che yc si mantiene costante, sommo il valore della funzione e il valore di ca. Infatti, il centro della ruota quadrata si trova esattamente in verticale sopra il punto di tangenza e quindi la quota del centro C è la somma di ca più fx. A sua volta ca lo posso calcolare dalla similitudine tra questi due rettangoli, perché triangoli rettangoli, perché questo angolo alfa è uguale a questo. E quindi CA è l'ipotenusa, io conosco il cateto CL che è pari a metà lato del quadrato, quindi il lato del quadrato era 2, quindi questo è 1. Allora posso scrivere che 1 è CA per il coseno di alfa, 1 è CA per il coseno di alfa, ma allora CA è 1 su coseno di alfa. Poi ricordiamo che 1 su coseno di alfa abbiamo visto prima che è la radice quadrata di 1 più il quadrato della derivata. Quindi andiamo a sostituire al posto della funzione radice di 2 meno la g, e al posto della radice quadrata l'espressione che avevamo trovato prima, cioè e alla x più e alla meno x diviso 2. Questa espressione si annulla perfettamente con g e quindi rimane la yc, la y del centro, uguale a radice di 2 costante per ogni x reale. Che sia radice di 2 è logico, perché quando il vertice del quadrato si va a incastrare perfettamente tra due gobbe, il centro si trova ad altezza radice di 2. Infatti, se il lato del quadrato è 2, questo segmento è radice di 2. Adesso abbiamo appena dimostrato che yc rimane uguale a radice di 2 anche quando il quadrato non è in questa perfetta posizione particolare, speciale. Ma yc rimane radice di 2 anche quando il quadrato, la ruota quadrata, si trova in un punto qualsiasi di contatto. Quindi, mentre la ruota rotola mantenendo sempre il contatto non strisciante con la pedana, yc non va né su né giù, rimane ad altezza costante pari a radice di 2. Quindi il ciclista ha l'impressione di andare in pianura.